un libro così non dovrebbe essere pubblicato e hanno fatto bene gli altri editori a non pubblicarlo, e poi perché ci tenevo tantissimo che si facessero situazioni, che si creassero situazioni come queste. E per me questa è la prima volta che presentiamo ufficialmente il libro di persona, perché è stato presentato soltanto online, e come lo stesso Bertelli descrive, il libro è un libro per tutti, forse per nessuno. Cosa ti ha convinto a raccontare così Oliviero Toscani e il suo lavoro? È un libro, a mio avviso, controverso, particolare. Non è una biografia, non è una geografia, non è un libro distruttivo. Anzi, vorrebbe essere un libro da compagno di strada verso gli ultimi, gli esclusi, gli oppressi. E niente poteva essere più importante per me andare a toccare l'uomo, non il mito appunto, l'uomo che ha toccato tutti questi temi: l'omosessualità, l'AIDS, l'AIDS, la mafia, l'anoressia, e potrei continuare, le immigrazioni, l'ecologia, ma non ora, 50 anni fa. Ringrazio Pino, siamo amici da tanti anni, e quando si è amici un amico dice all'altro: guarda, voglio scrivere un libro su di te, 10 anni fa, e tu gli fai sì grazie. No? Tutti vogliamo scrivere un libro su un amico, no? Dopo 2 anni ti dice: guarda che sto scrivendo un libro su di te, e tu gli dici: ma forse lo guardi, non sai se chiamare l'ambulanza o... Poi ti dice: guarda, ho trovato degli scritti che hai fatto, magari me li fai mettere nel libro. Con il telefonino e con tutto quello che vuoi, la fotografia si allontana dalla fotografia. Ecco perché tutti sono fotografi, tutti artisti, tutti pittori, tutti artisti. Il mestiere del fotografo è concretizzare questo processo. Allora lei mi chiede che immagini io farei della contemporaneità. Forse non è così difficile. Stiamo vivendo un'apocalisse. Ma l'apocalisse non è un fatto negativo, secondo me. Nella disobbedienza non si insegna la disobbedienza, si condivide. Quindi nessuno può aiutare qualcuno se l'altro non si predispone a qualcosa a una parola. La mia parola è no. Il titolo del libro è dovuto anche a Paola, che è la mia moglie, sul quale abbiamo discusso tutti questi anni su questa visione che tu dicevi. Ecco, vorrei dirti, il situazionismo che io ho visto, che io vedo nelle fotografie di Oliviero, è una forma, una grande forma di disobbedienza. Perché? Perché lui parte de tournaman, tradotto in maniera terrona, usiamo un termine, significa riorientamento. Quindi lui parte da un'idea della testa, fa una fotografia che ha già nella testa e dice altro da quello, dice anche altro da quello che vedi. E sta lì il concetto di disobbedienza. Parlare di pena di morte e metterci una pubblicità è veramente un atto rivoluzionario. E mi spiego meglio. Prendiamo due esempi. L'immagine dell'anoressia di Oliviero resterà sicuramente un'icona del Novecento, come l'immagine di Smith della pietà di Minamata, chiamata così, della bambina, della madre che tiene la bambina contaminata dal mercurio, sarà la medesima cosa, ma non resteranno nella storia della fotografia, resteranno nella storia dell'arte. Vorrei ancora chiarire un fatto sulla fotografia, perché la fotografia è una cosa molto... è una tecnica che ha meno di 200 anni. Bene, le prime fotografie venivano fatte da Daguerre, fotografava Baudelaire a Parigi, nel suo studio a Rue des Italiens, dove era. Faceva il ritratto, cosa faceva? Faceva due stampe, una per lui da mettere nell'archivio, forse tre stampe. Una lui nell'archivio, una per Baudelaire e una per la mamma di Baudelaire, diciamo.
o l'amico, capito? Era, si facevano tre copie, non facevo pubblicità, io facevo quello che mi interessava e utilizzavo il canale della pubblicità per dire quello che mi interessava, quindi facevo del tutto ma non la pubblicità. Poi per quelli che criticavano questo fatto qui non avevano ancora capito che invece era molto interessante utilizzare un mezzo che normalmente, cioè una fotografia del malato di Aide che sta morendo era pubblicata su Life, normale, nessuno l'ha vista, io l'ho presa, l'ho messa come pagina pubblicitaria, messa in un canale diverso, tutti l'hanno vista. Rimodificare l'origine della fotografia per farne un altro discorso, e quell'altro discorso serviva a far riflettere chi la vedeva. Oliviero ha usato le strade, la cartellonistica, ha usato il museo a cielo aperto, perché la gente passava in macchina, guardava, discuteva, ci sputava sopra a quelle fotografie, ma ciò che era importante è che quella fotografia andava a rivedere un modo di vedere, a proprio a rivedere il linguaggio, a rivedere la comunicazione della fotografia. Ma come mai la persona che vede una pubblicità, invece di vedere la pubblicità della Benetton, per esempio, vede anche altro, o quell'anche altro è più forte della pubblicità? Questo l'ho trovato singolare, forte e coraggioso. Il libro cosa vorrebbe dire? Che Oliviero Toscani è un creatore di valori, che lo si voglia o no, e comunque sia, penso che, te lo dico con molta amicizia e amorevolezza, penso che tu sia veramente, hai inciso sulla rivoluzione dell'umano.